Bene, buonasera a tutti. Siamo anche oggi in compagnia fra voi e noi per stare questa solita mezz'ora quotidiana in compagnia del CEDOX, dei suoi relatori, dei suoi docenti, ma anche di tanti argomenti interessanti che pensiamo siano utili per voi per farvi compagnia in queste serate, come può essere proprio l'esempio di oggi, che parleremo del rapporto fra arte e moda insieme con Lorenzo Ferrarese, che vedete qui inquadrato alla mia destra. E è un rapporto interessante perché la moda interessa a tutti noi, capire anche come, diciamo, questo rapporto fra artisti, stilisti, l'arte appunto e la moda si è sviluppata in particolare negli anni del Novecento, dove ha portato a dei risultati molto interessanti, sia, diciamo così, nei tessuti, nel disegno dei tessuti. Pensiamo solo alle contaminazioni austriache, vicine a noi intendo dire, del periodo della secessione con la moda, che adesso ce ne parlerà anche di questo Lorenzo, o anche la contaminazione sull'oggettistica, dalle borsette ai cappelli ai bottoni. Quindi è un tema che seguiremo con curiosità, e ci aiuterà magari a far caso delle cose che ci sembravano scontate, invece hanno un'origine appunto artistica, mentre sui vestiti sono state un'applicazione di una pensata artistica. Io credo che posso concludere questa brevissima presentazione e darvi appuntamento fra mezz'ora dopo l'interessante intervento di Lorenzo Ferrarese per darci i saluti. Quindi, Ferrarese, ti prego, inizia pure la tua esposizione. So che ci farai anche vedere qualche immagine, quindi sarà una presentazione interessante per quello che dirai e anche per quello che ci farai vedere. Grazie. Speriamo. Buonasera a tutti. Stasera parlerò di un argomento abbastanza ambiguo e abbastanza strano anche, il rapporto che esiste tra la moda e l'arte e le influenze che l'arte ha avuto sulla moda e la moda ha avuto sull'arte. Premetto subito che non ci sarà una risposta alla domanda se la moda è arte o non è arte e se l'arte può essere una moda o non esserlo, perché la materia è molto molto ambigua. I due ambiti, i due mondi, il mondo dell'arte e il mondo della moda, in molti punti sono tangenti questi campi in cui loro operano. E a volte hanno la fortuna di riuscire a influenzarsi in maniera seria, altre volte, a seconda dei periodi, si influenzano e anche si prevaricano, no? Probabilmente la definizione migliore l'ha dato un grande sarto, la vedete lì adesso sullo schermo, Yves Saint Laurent, che dice che la moda non è arte. Per lui la moda non è arte, ma ci vuole un artista per crearla. In questa frase è racchiuso il senso proprio della domanda e di quello che vi farò vedere questa sera. Intanto due parole. Io ho scelto di iniziare praticamente dalla fine dell'Ottocento e andare avanti un po' nel Novecento. La moda nasce prima. Ci sono svariati momenti in cui la moda, il vestiario diventa significativo per la cultura che l'ha prodotta. Uno di questi momenti è all'inizio del 1300, un altro è più o meno intorno all'epoca barocca, in cui la moda è diventata veramente un segnale di differenziazione sociale, un segnale di allontanamento economico tra le classi e di differenziazione, per cui ci sono cose anche curiose, ve ne dico una, anche se non ho messo delle immagini all'inizio del 300, e lo possiamo vedere tra l'altro anche negli affreschi di Castelroncolo qua da noi a Bolzano,
ci sono dei costumi dove ci sono delle maniche enormi che arrivano fino a terra, assolutamente non pratiche. Dietro c'era l'ideologia della ricchezza, l'ideologia di una piccola nobiltà che non aveva bisogno di lavorare, quindi anche il vestiario che usa è un vestiario non adatto al lavoro, una dimostrazione di ricchezza e di potere. Anche questo è la moda. Come lo è il fatto che spesso e volentieri la moda sia riferita e sia concentrata sulla donna e sia un qualcosa di molto scomodo per la donna. Ci sono degli esempi, le ricche signore veneziane nel Settecento camminavano su scarpe con delle zeppe alte mezzo metro, 50 centimetri, e avevano bisogno di due cavalieri che la sostenessero se volevano camminare. E questa era la dimostrazione dell'inferiorità in cui la donna veniva tenuta. La donna non era autonoma. Quindi la moda a volte è servita anche a questo, il vestiario. Ma noi partiremo dall'Ottocento, partiremo parlando dei sarti. Fino all'Ottocento, in pratica, era il cliente che decideva come fare il vestito. È solamente nell'Ottocento che, soprattutto tramite una figura che è Charles Frederick Worth, un sarto inglese che però ha lavorato per tutta la vita a Parigi, nasce la figura del sarto, dello stilista come lo conosciamo noi. Nasce la figura di colui che decide lui come la gente andrà vestita. Per cui e nasce anche una produzione industriale, la rivoluzione industriale si realizza anche attraverso queste sartorie che diventano molto più tecnologiche e permettono la creazione di questo schema. Uno schema che sarà poi usato anche per il disegno industriale, dove la moda cos'è? È un connubio, un incrocio, un campo che comprende arte, artigianato, ma anche industria per la produzione e il commercio per la vendita. Questo porta alla moda. Il vestito non deve essere solo un oggetto bellissimo, ma deve essere un oggetto bellissimo che un'industria è in grado di produrre e può essere commercializzata per il guadagno. Comunque Worth si inventa questi vestiti, è uno specialista in crinoline, ecco qua ad esempio un vestito con questi sottogonna pieni di crinoline, che vengono subito adottate soprattutto dalla ricchissima borghesia europea, influenzata anche da personaggi molto illustri. Questa è l'imperatrice Eugenia, la moglie di Napoleone III, ritratta con le sue dame di compagnia, le sue figlie, tutte con vestiti Worth, e tutti con vestiti di crinolina. Il pittore Winterhalter, un pittore austriaco, che ha lavorato sia per le corti francesi che per le corti austriache, è specializzato in rappresentazioni di questo tipo, è molto bravo appunto nel creare la leggerezza delle crinoline, e dei nastri e dei fiori. Chiaramente le corti influenzavano anche le signore dell'alta e altissima borghesia ricca europea che imitavano l'imperatrice Eugenia, in questo caso Sissi, questa è Sissi, l'imperatrice Sissi, in un bellissimo vestito di crinolina, Winterhalter l'ha dipinta tre volte sempre con questi abiti bellissimi. Anche pittori un po' più moderni, un po' più spregiudicati come Boldini,
grande pittore che ha lavorato soprattutto a Parigi, in Francia, rappresentano queste dame di questa altissima borghesia. Questa è Luisa Casati Modigliani, una delle, diciamo, dei personaggi più in e più influenti nella alta società europea prima della Prima Guerra Mondiale, e la vediamo qui in un bellissimo vestito, anche questo di Ward. Andiamo avanti. Anche in casa nostra abbiamo dei personaggi molto molto interessanti. Questo è un vestito di Rosa Genoni. Rosa Genoni è stata una sarta, una stilista, che ha lavorato nella prima metà del Novecento, dalla fine dell'Ottocento fino alla prima metà del Novecento, e un personaggio interessantissimo, femminista, socialista, antifascista, creatrice di scuole per ragazze del popolo, però anche creatrice di alta moda, e in un periodo della sua carriera di stilista, prima della Prima Guerra Mondiale, si è ispirata al Rinascimento italiano, scrivendo anche che l'Italia è una miniera senza fondo di ispirazione anche per gli stilisti, anche per chi produce vestiti. E qui vediamo in effetti un suo vestito ispirato a Botticelli e alla primavera di Botticelli, apertamente, non è nascosta questa cosa, è proprio un'ispirazione da lei dichiarata, così come dichiarata l'ispirazione di questo bellissimo vestito con strascico dai disegni di Pisanello, i disegni di moda di Pisanello, in cui Pisanello ha schizzato degli abiti di corte in cui non si sa bene se siano stati realizzati o no, ma probabilmente sì, perché gli artisti anche nel 300-400 così, gli artisti di corte facevano anche di questi lavori. E la Rosa Genoni si è ispirata a questi prodotti provenienti dalla storia dell'arte italiana. Andiamo avanti, un altro personaggio molto importante, Poiret, sarto francese, un po' più giovane di Ward, che ha sdoganato, da un certo punto di vista, l'abito femminile, con molta fantasia, parliamo sempre di altissima moda, però, ad esempio, Poiret è quello che ha liberato la donna dal busto. Busto, una delle cose più terribili, secondo me, che la moda aveva imposto, e lasciando libero finalmente il corpo della donna di esprimersi in un'altra maniera, in maniera più libera. Siamo in epoca anche di orientalismi vari, anche di primitivismi, per cui ecco qui un abito, questo abito è stato disegnato per una famosa festa che lui aveva organizzato nel 1911, mi pare, o 14, vabbè, a Parigi, molto orientaleggiante, e quest'abito ispirato a un orientalismo molto molto generico, se vogliamo, ma anche molto elegante. Orientalismo che ha ispirato anche artisti tipo Matisse. Qui vediamo una delle bellissime odalische di Matisse con lo stesso taglio di pantaloni di quest'altro vestito, di quest'altro modello. Andiamo avanti. Anche i futuristi non si sono lasciati assolutamente scappare nessun ambito del reale, per cui tra gli svariati manifesti futuristi c'è anche il manifesto per il vestito antineutrale, così l'ha chiamato Giacomo Balla, che è stato l'estensore di questo manifesto. Giacomo Balla, grandissimo pittore futurista, che si è occupato anche di moda. Qui vedete già un suo disegno, molto molto innovativo per l'epoca, con questo taglio di giacca molto strano,
che vediamo anche in questi disegni che erano suoi tipici. Questo è un completo da uomo, questo è un maglione invernale. Interessante il fatto che è un'epoca in cui sta anche iniziando, in cui inizia anche la moda sportiva, perché esiste, sta nascendo il turismo e anche il turismo sportivo, il turismo invernale, ad esempio, quindi col bisogno di produrre maglie, maglioni e attrezzature varie. Questo tipo di produzione verrà fatto anche da altri stilisti, che poi magari vedremo. Altri vestiti di Giacomo Balla, di molta fantasia e molto interessanti anche come taglio. Altro artista che tutti conosciamo perché bene o male fa parte, è vicino a noi, è De Pero, Fortunato De Pero, che anche si è occupato parecchio di vestiario, creando questi divertentissimi gilet in pannolenci o in stoffa, o questi berretti, e creando addirittura il manichino, chiamiamolo così, su cui venivano esposti, no? Per cui Fortunato De Pero è stato uno, nella prima metà del Novecento, uno dei più importanti artisti che hanno cercato di coniugare il design con l'arte. Ma magari un giorno faremo anche una piccola conferenza sul design e l'arte. Andiamo avanti. Anche artisti, peraltro di livello intellettuale molto molto elevato, tipo Prampolini, di cui a sinistra vedete un quadro. Prampolini poi a un certo punto diventerà uno dei primi e dei più famosi pittori astrattisti italiani. Si è occupato di moda per svariate case produttrici, non tantissimo, ma ho voluto metterlo perché secondo me questo bozzetto è veramente bello, un bozzetto per un abito femminile, veramente, veramente bello. Andiamo avanti, le influenze tra arte e moda di cui parlo stasera ci sono in continuazione. A sinistra vediamo ad esempio un'opera del suprematista Casimir Malevich, russo, grande innovatore dell'astrattismo mondiale, personaggio importantissimo soprattutto intorno agli anni della rivoluzione sovietica. E a destra vediamo un omaggio di Gianfranco Ferré, un esplicito omaggio alle linee e ai segni di Malevich, perché i grandi stilisti hanno sempre cercato di influenzare, di ispirarsi, da artisti che loro sentivano particolarmente vicini. E questa è una collezione di Ferré che cita Malevich e cita il suprematismo russo in generale. Andiamo avanti. Prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale rappresenta, anche dal punto di vista stilistico, dal punto di vista della moda e dal punto di vista sociale, un cambiamento epocale fondamentale. Cosa succede? La donna prima della prima guerra mondiale è la donna che abbiamo visto prima, la donna di Worth, la donna di Poiret, ritratta da Boldini, ritratta da Winterhouse. Durante la prima guerra mondiale, anche per le donne, cambia tutto. Le donne, gli uomini sono al fronte, le donne devono fare andare avanti l'economia, le donne lavorano in fabbrica, le donne lavorano nei campi. C'è la rivoluzione sovietica. Ed ecco qui l'invenzione, ad esempio, della salopette, fatta da una grande artista, la moglie di Rodchenko. In questo momento c'è un lapsus tremendo, adesso vi dico subito come si chiama, la Soporova, dov'è che è?
Giuro che arrivo, chiedo scusa, ma ogni tanto sono un po' distratto. La Stefanova, ecco, la Stefanova, che è anche un'ottima pittrice, qui vedete un suo quadro, suprematista anche questo, o quantomeno un futurista russo, diciamo così, che però si occupa anche di produzione di vestiario femminile, di produzione adatta al lavoro, perché lei è, insieme a suo marito Rodchenko, grandissimo fotografo e organizzatore culturale, sono completamente immersi nell'ideologia sovietica e affermano che anche l'arte deve essere al servizio del popolo, quindi loro mettono le loro conoscenze a disposizione per la produzione di oggetti utili, tipo questa. Andiamo avanti. Questo è un personaggio che a me è molto simpatico, un po' dimenticato, ma assolutamente geniale. È conosciuto con il suo pseudonimo, che è Tayat. Tra la fine degli anni 10 e l'inizio degli anni 20, lui lavora anche a Parigi, lavora anche per grossi sarti, per grossi laboratori, no? E per grossi stilisti. Ad esempio, lui disegna per anni le collezioni di Onnette, che è una grande casa di alta moda dell'epoca. Ma anche lui si inventa degli oggetti pratici che sono delle assolute novità. Questa è la tuta. Noi non sa, nessuno lo sa, pochi lo sanno, che la tuta, la classica tuta da metalmeccanico, l'ha inventata un italiano che si chiamava Tayat. E questo è il prototipo con lui. E questo è lo schema di produzione, dove, se ricordate lo schema che abbiamo visto prima, lui si è trovato nella situazione di dover inventare un vestito da lavoro che fosse anche dal punto di vista della produzione semplice da produrre, semplice da tagliare, semplice da cucire. E il risultato geniale all'epoca è stato questo, la tuta. E questo all'inizio degli anni 20. Poi per Vionnette disegna cose anche molto più raffinate. Qui ho messo una serie di modelli suoi molto molto belli e divertenti, ben disegnati, dove si vede comunque anche il cambiamento post bellico, post prima guerra mondiale, dell'abbigliamento anche elegante della donna. Donne corte, maniche, vestiti senza maniche, con le braccia scoperte. Vestiti da sera, molto eleganti, ma non certo così pretenziosi come quelli di prima della prima guerra mondiale. Andiamo avanti con un accostamento che può sembrare ardito. A sinistra vedete una delle icone del Novecento, che è il tubino di Coco Chanel. Coco Chanel inizia a lavorare negli anni 20 e rivoluziona completamente la moda femminile, creando capi di vestiario molto comodi, molto semplici e molto eleganti. Cambia il concetto di eleganza. Molto razionali, di facile produzione e anche di produzione di massa, diciamo così, se si può usare questo termine ancora in gli anni, ma non certo solamente di alta moda. E io l'ho affiancato con questo disegno che sembra banale, brutto, così. Questo è un disegno di Le Corbusier, che è il grande rivoluzionario anche dal punto di vista tecnico, anzi soprattutto dal punto di vista tecnico, dell'architettura della prima metà del Novecento, dove con l'introduzione e l'utilizzo del cemento armato si possono creare in maniera molto più economica e molto più razionale edifici che poi possono essere ricoperti e decorati come si vuole. Però
quello che conta è il fatto che sono produzioni in cemento armato, seriali, le colonnine, i famosi piloti di Le Corbusier, che sono state un atto rivoluzionario nell'architettura dell'epoca, permettendo la costruzione di interi quartieri, anche quartieri operai, siamo in epoche di questo tipo qua, a prezzi più contenuti rispetto ai modi di costruzione precedenti. Per cui diciamo che queste due cose vanno di pari passo, non dico che si siano influenzate, ma il clima culturale dell'epoca, degli anni 20, era questo, il cercare la razionalizzazione, l'economicizzazione e una nuova estetica. Andiamo avanti con un altro must della moda italiana, anche se ha lavorato soprattutto a Parigi. Questa è Elsa Schiaparelli. Elsa Schiaparelli è una stilista italiana, tra l'altro nipote dello Schiaparelli, astronomo, che dopo una serie di vicissitudini va a Parigi, impara il mestiere, entra in contatto con i surrealisti, altro gran movimento dell'epoca, diventa amica soprattutto di Salvatore Dalì, ma non solo, ma è amica di tutti i surrealisti, e non solo surrealisti, di tutto l'ambiente artistico degli anni 30, soprattutto parigino, e con l'aiuto di Dalì e la collaborazione di Dalì, crea dei vestiti dove, ad esempio, a sinistra vedete l'aragosta, che è la famosa aragosta telefono di Salvatore Dalì. E a destra un altro abito stracciato. Questi sono degli sbreghi proprio, disegnati naturalmente, no? E che però sono delle assolute novità su un tessuto, stampare un tessuto strappato. Oppure fare un cappellino a forma di scarpa o dei guanti con delle ferite tremende o con le unghie rosse, anche abbastanza inquietanti se vogliamo, comunque in pieno ambiente surrealista. Elsa Schiaparelli ha avuto molto successo soprattutto negli anni 30 con queste creazioni molto particolari e molto surreali. Andiamo avanti e passiamo alla Seconda Guerra Mondiale, al periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Anche altri artisti, a volte insospettabili come Lucio Fontana, di cui vedete un quadro in fondo, ha collaborato ad esempio con la sartoria di Mila Schön, disegnando ad esempio questo cappottino con questo taglio che naturalmente messo vicino al suo quadro è molto defetto, e divertendosi, perché Lucio Fontana si divertiva anche a fare queste cose qui. E Mila Schön, grande stilista degli anni 60, soprattutto in Italia, ha approfittato di questa collaborazione per creare dei capi che sono entrati nella storia della moda. Andiamo avanti. Yves Saint Laurent, che abbiamo visto all'inizio, addirittura nel 67, fa una collezione che intitola Mondrian. Ecco qua un quadro di Mondrian, grande pittore belga, e omaggiato in questa maniera da Yves Saint Laurent, che riesce a trasformare in alta moda questi quadri, questi disegni molto molto difficili, molto molto intellettuali di Mondrian, con degli ottimi risultati. Andiamo avanti, anni 60, l'epoca del minimalismo. Qui vediamo un'opera di Donald Judd, artista statunitense, minimalista. Il minimalismo tendeva proprio al grado zero dell'arte, eliminare qualunque tipo di rappresentazione figurativa o non figurativa,
a usare materiali assolutamente industriali e a ridurre la forma dell'arte all'essenziale, l'essenzialità. Nei grandi artisti minimalisti arriva anche a essere molto poetica, no? Però un'arte di non facile digestione, diciamo così, no? Però anche qui ci sono stilisti tipo Céline a sinistra o tipo Calvin Klein a destra, che si sono espressamente ispirati a questo minimalismo per creare un tipo di moda molto pulita, molto semplice e molto, molto raffinata anche, no? E anche questo è un chiaro esempio di influenza, diciamo, magari non diretta, non sono delle copie, no? Però il milieu culturale, il sentire intellettuale dell'epoca portava a questi risultati. Andiamo avanti, perché arriviamo agli anni 80-90, arriviamo alla terribile Milano da bere. Arriviamo al fatto molto importante che lo stilista diventa più importante del vestito. Il marchio, anzi non si dice più marchio, si dice brand, diventa molto più importante del prodotto. Qui ancora non lo vediamo, questo è Versace, sono tre vestiti di Versace, una sua pubblicità, ma anche questo è Versace. Questo è Versace in fotografie di Richard Avedon. Inizia un connubio tra grandi fotografi con mire di artisti, perché la fotografia oramai in questo periodo viene sdoganata come forma d'arte, e stilisti a cui però il vestito interessa relativamente poco nel campo della comunicazione, perché queste sono pubblicità Versace, ma non si riesce a capire che vestiti sta vendendo Versace con questa pubblicità. Ma non è importante, l'importante è che sia Versace. E l'importante è che la foto sia fatta da un grosso fotografo come Avedon, che è ispirato da un fotografo artista, ma questo veramente artista vero, che è Mattelthorpe. Richard Mattelthorpe, di cui ho messo qui due foto, grandissimo fotografo e grandissimo artista, morto giovane, purtroppo. Andiamo avanti. Con anche qui altro grandissimo fotografo, Helmut Newton, grande fotografo di moda, che fa passare l'immagine di una donna estremamente sicura di sé, estremamente volitiva, estremamente cattiva anche da un certo punto di vista, o quantomeno che mette paura. E anche Helmut Newton ha le sue mire da artista, per cui lui ha creato una serie di gigantografie in cui si vedono, ad esempio, in questo caso, quattro modelle con questi vestiti e la stessa foto con le modelle nude. Dove però l'erotismo è assolutamente bandito. Non c'è più erotismo qua, c'è solo quasi violenza, c'è solo forza, c'è solo asetticità della forza. Da un certo punto di vista, diciamo, un inno alla donna e alla parità raggiunta apparentemente dalla donna nella vita degli anni 80 e degli anni 90, donne in carriera, ma da un altro punto di vista è proprio quasi una riduzione a fenomeno simil maschile della donna in carriera che si fa vedere vestita o nuda che sia, in ogni caso fa vedere una forza che almeno io trovo molto maschile e non femminile. Andiamo avanti, ci sono anche altre case un po' più case di moda un po' più fantasiose, diciamo, tipo Moschino,
che si ispira chiaramente nelle sue pubblicità, a sinistra vediamo appunto la pubblicità Moschino, a destra vediamo una famosa, famosissima foto di Man Ray, la donna violoncello, Benetton, che fa una serie in cui parla, in cui rappresenta persone in attesa di sentenza definitiva di morte, in attesa di esecuzione, e è ovviamente una critica contro la pena di morte. Stessa critica che anni prima fece Andy Warhol con le sue serigrafie in cui veniva rappresentata la sedia elettrica. E quindi c'è sempre questo contatto tra artisti e fotografi e pubblicitari. Andiamo avanti, e siamo verso la fine, non preoccupatevi, con Vanessa Beecroft e le sue allucinanti in senso tecnico, o allucinate, fotografie o performance, o fotografie di performance di modelle nel mondo della moda. E ad esempio in alto a sinistra vediamo appunto queste modelle che diventano praticamente quasi dei manichini, non si riesce più a capire se siano manichini o modelle. O la freddezza di questa foto in basso a destra, in cui in una mostra d'arte ci sono delle modelle che sono assolutamente asettiche, assolutamente fredde, assolutamente neutre. Non c'è più femminilità, non c'è più niente, non c'è quasi più umanità. Però non volevo finire, soprattutto in questi periodi qua, con immagini di questo tipo. Per cui vi faccio vedere tre o quattro immagini dello stilista che forse più di tutti si è avvicinato all'arte, ad essere un artista, e forse un artista, che è Roberto Capucci. Con queste creazioni di questi abiti meravigliosi, totalmente inutili perché sono praticamente abiti importabili, ma l'inutilità, ricordate, è sempre una caratteristica dell'opera d'arte. L'opera d'arte ha la caratteristica di essere inutile, se no sarebbe artigianato. Ecco qui questi abiti sontuosi. E qui, dietro una sua creazione di questi abiti a cassetta, di queste strutture architettoniche, vediamo proprio lui. Tuttora vivente, quasi 90 anni, tuttora attivo. Ho finito, vi ringrazio, mi dispiace per i problemi tecnici, speriamo bene.